Innanzitutto bella Rap Advisor, un piacere pure per me. E niente, io sono William Pascal, e, sono un MC di Roma, classe 94, in fissa col rap, l'ho sempre ascoltato, lo faccio da ormai 7-8 anni. E niente, mi occupo di questo come principale passione e motivo, insomma, modo di sfogo. Il mio nome è semplicemente nato dal mio nome di battesimo, perché all'anagrafe mi chiamo Guglielmo Pascali, che ho voluto tradurre per una mia simpatia e passione delle lingue in generale. E quindi diciamo Guglielmo tradotto in inglese è William, Pascal ho levato una vocale, ricorda un po' il francese così. E quindi nasce da quello. Ho voluto intitolare così il mio primo disco ufficiale, dopo mixtape, così perché. Diciamo, non c'era, non ho trovato un altro modo per intitolarlo se non col mio nome, insomma, da battaglia, da MC, quindi d'artista, William Pascal, questo sono io, mi presento con questo disco, poi fate voi, insomma, tirate voi le conclusioni, questo è William Pascal. È il mio primo. Cioè, non è il mio primo passo, però insomma è il mio primo album ufficiale, quindi ho voluto dare proprio ho voluto mettere tanto impegno, tante cose anche mie. Ho fatto in collaborazione con un artista di Roma, Tad Boy, abbiamo realizzato l'artwork insieme, dentro c'è anche un libro di 32 pagine, poi. Se volete ve ne lascio uno, insomma, ve lo spizzate. Con dentro tutti anche foto, disegni presi da quaderni di me da piccolo, foto di me da bambino. Quindi ho voluto anche, da un punto di vista visivo, dare questa visione, insomma, anche di me da bambino, dei miei pensieri, insomma, anche del subconscio. E li volevo immortalare, insomma, anche tramite un booklet e delle grafiche che aiutassero a spiegare quello che magari nei brani non salta subito all'orecchio. All'inizio hai citato Souvenir d'Egoisme, che è stato il mio primo street album nel lontano 2013, e diciamo è stato proprio il primo approccio, la prima cosa che ho voluto far uscire. Ho voluto fare uno street album prendendo basi su internet e vendendolo, capito? Spacciandolo così a 3,50 euro, copia bianca con scritto a pennarello Souvenir d'Egotisme, una cosa proprio old school, old school. E niente, quello lì è stato già, appunto, il titolo è in francese, il legame con la Francia, appunto, viene. Come dicevo prima, da una passione per le lingue, in particolare il francese. Ho fatto il linguistico, quindi ho avuto modo di studiarlo anche per, insomma, in maniera autonoma in seguito. E niente, mi appassiona molto la cultura francese, la lingua la trovo in perfetta sintonia con le sonorità del rap e della trap, quindi fin da subito ho provato a scrivere anche cose in francese, tous les jours. Che è uno degli ultimi singoli usciti dall'ultimo disco, appunto è il primo singolo mio interamente in francese che è uscito. Abbiamo girato anche il video a Parigi l'estate scorsa e sarà una super esperienza, bellissima, veramente bellissima storia. E per quanto riguarda i mixtape prima che avevi citato, appunto Timeless EP e Lapis Niger. Prima EP, poi ho fatto anche una versione Reloaded stampata. Sono sei due mixtape che mi hanno fatto suonare tanto in giro, magari non a rimborso, insomma, una cosa misera, se vogliamo parlare di cash, però a livello di soddisfazioni personali, palchi, situazioni con gran belle vibes, anche con i mixtape me ne sono godute tante, insomma, è stato molto bello come percorso, anche se insomma appunto erano mixtape proprio su beat americani principalmente,
roba sempre un po' di nicchia, però insomma, bel percorso dal 2014, diciamo, al 2016 abbiamo fatto tante date, una bomba. Allora, diciamo che io trovo tantissimo interesse nello sperimentare e dare alla musica tanti significati diversi, tante sfaccettature, quindi mi piace molto un artista poliedrico che sa magari appunto sa gestire insomma il proprio stile su diversi beat, su diversi mood e in varie situazioni, quindi una cosa che cerco io, che mi preme molto e mi impegno proprio nel fare, è proprio il produrre musica originale di qualità, che non ti sembra ricopiata un po' da quello, un po' da quell'altro, ma che sia comunque sempre nuova e personale, perché comunque è la mia musica, quindi per forza di cose non riesco a non confessarmi comunque sempre con la mia musica. Nel senso, a me piace tanto fare musica varia, riuscire a sperimentare sempre, proporre sempre qualcosa di nuovo e originale. E quindi appunto non so se sono solo due personalità o di più. Anche adesso ho il cappello perché insomma un po' spettinato così, però solitamente sono anni che porto una capigliatura pure, che sono rasato da una parte, adesso non ce l'ho la rasatura, però sono rasato solo da una parte, dall'altra no, con la cresta in mezzo, anche lì dicevi il discorso delle due personalità. E niente, mi piace così, cioè nel senso semplicemente mi piace così. Molto bene, allora, tornando a parlare del tuo nuovo disco, c'è una sorta di eccellenza, diciamo, Danno. Come è nata questa collaborazione? È nata perché diciamo abbiamo iniziato a beccarci a delle serate. La prima fu nelle Marche a Spinetoli, provincia di Ascoli, in cui per la prima volta mi sentì, io suonavo in apertura, rimase un sacco preso bene, non si aspettava che fossi di Roma e mi disse: sai, noi facciamo la radio. Ho detto: come no, so che fa la radio. Vieni, vieni, vieni. Da lì ci siamo visti diverse volte in radio, sono andato anche a casa sua, insomma è nato un legame proprio d'amicizia e quindi la collaborazione è stata proprio il coronamento insomma di questo rapporto che si è venuto a creare. Quindi io avevo più o meno chiuso il disco, ho voluto aggiungere le ultime due tracce ritardando poi l'uscita del disco, tra cui appunto il feat col Dan, quindi diciamo l'attesa è stata in parte ripagata subito col feat della leggenda, insomma, Jedi Master. E troppo. Siamo super contenti, insomma, di essere riusciti a fare un bel traccione insieme, pure a Sweater, a Bersoli, insomma, cito anche gli altri feat, Debit, Numi, Thelonious B., Pac-Man e Alan Beats, insomma. È stato molto bello riuscire a inserire anche appunto gente giovane con gente come Danno, magari un'altra generazione, un altro stile di rap. Capito? Sono riuscito a far rappare Danno su 120 bpm. Sono contento che magari sono uno dei pochi ad avere avuto insomma questo privilegio, quindi da paura. Sì, già tempo fa. Mi ha mandato il beat e già insomma io ho scritto, poi non so, ci stiamo insomma, penso che stia raccogliendo prima adesioni al progetto nuovo per poi insomma concentrarsi sulle rec. Comunque sì, con Dead Poets anche lì bella storia diciamo, non ho seguito la parte del tour, so che non fa scatti a partire in tour, però ha sempre una formazione stretta che sta girando l'Italia. Io ho suonato a Roma un paio di volte, è sempre stato veramente molto figo. Una volta addirittura qua a Fura alla Sapienza, Showcase di Claver, e l'ultima volta alla Strada. Anche lì bella storia, super artisti, insomma, un disco con
cioè nella setta dei Quelli Estinti, insomma, c'è tanta gente super forte, insomma, da tutta Italia, quindi c'è abbastanza appunto a Willy Peyote, Rancore, Danno, insomma, tantissimi bei nomi. E quindi, insomma, è sempre un piacere, appunto, se capita l'occasione, riuscire a suonare tutti insieme. Si fanno conoscenze, insomma, si scambiano opinioni. Fondamentale, cioè nel senso, Do Your Thang per me è stato appena creato, diciamo, il Do Your Thang come gruppo collettivo esiste già da diversi anni, suoniamo insieme più o meno dal 2013, quindi esistiamo da un po' e fin da subito a me appunto è servito molto come stimolo, perché comunque veniamo tutti da realtà differenti, c'è chi viene dall'ambiente reggae, chi fa blues, chi fa adesso magari fa più trap, dark, metal, c'è cioè proprio un po' di tutto a livello sia di stili, sia di ascolti, sia di passati magari. E quindi questo essere in tanti, molti magari sono anche più grandi di me, mi ha molto stimolato, mi ha molto aiutato a crescere. E anche sul palco, comunque lo stare da solo e lo stare insieme a altri 6-7 elementi di cui ti fidi è una cosa che ti aiuta tantissimo, sia proprio nell'esibizione stessa che di volta in volta, insomma, ti accorgi sempre di più di vari meccanismi, insomma, per suonare bene, fondamentalmente. E quindi sì, è il top anche a livello di semplice etichetta, come siamo diventati, è fondamentale sia per un punto di vista economico, perché magari appunto ragazzi che credono in me e in noi, insomma, e investono magari per un video, magari per stampare le copie, per quello che è, insomma, per realizzare un prodotto alla fine di estrema qualità, io reputo il mio prodotto, al di là di quello che ho fatto io, anche a livello proprio di impacchettamento e tutto il resto, è stato fatto un buon lavoro. Poi ovviamente si può sempre migliorare, magari purtroppo la musica è un ambiente tanto difficile, quindi per un'etichetta indipendente è difficile riuscire a spingersi quando magari esistono realtà molto più affermate. Con cui magari c'è proprio concorrenza diretta, anche in una città come Roma, che è grande, ci sono tante realtà spesso in contrasto, quindi non è facile emergere e riuscire a suonare in giro. Appunto, io sono uscito col disco, torno a suonare fuori Roma oggi dopo diversi mesi. Per dirti, adesso riniziano un po' di date, a metà aprile sto, non so quando uscirà questa intervista, comunque sto all'Aquila, sempre apertura Furaggia, Rude Dameggia e K maiuscola, e quest'estate sono previsti un po' di festival, abbiamo il 28 aprile l'anniversario di Your Tang, quindi vabbè, mo inizia la stagione, quindi si spera di suonare un po' di più. Però sì, il Do Your Thing, insomma, il top è la family, cioè, è solo amore, cazzo. E beh, a parte magari la foto, appunto, è diversa, insomma, sì, sicuramente è un'attitudine diversa, semplicemente. Io magari, essendo cresciuto proprio con il rap italiano, insomma, avendo i miei miti e avendo ascoltato tanta musica, sono proprio appassionato del live, cioè mi sono fatto tantissime serate da spettatore prima anche di iniziare solo a scrivere. Quindi magari le nuove generazioni non hanno avuto quella scuola di andarti anche cioè, i 15 anni, 16 anni, 18 anni a farti la trasferta oppure anche la serata a Roma che torni comunque sfranto alle 4 di notte a casa. Magari nelle nuove generazioni non c'è stato né tanto lo studio degli artisti live, né
forse anche lo studio in cameretta che ti ascolti le cose che ci sono state, ti guardi un film, adesso insomma uno si può documentare su qualsiasi cosa e prendere ispirazione da tutto, copiare anche, farlo avanti. Quindi boh, insomma la fotta se ce l'hai ce l'hai, se non ce l'hai in qualche modo rimedi, ma resti comunque una vera alla fotta, quindi comunque forse un gradino sotto. Poi sicuramente non basta solamente quella, perché magari è gente con tanta fotta, ma potrebbe anche non farlo, capito? Poi vabbè, questo forse si taglia, non so. Poi riprendendo sempre la citazione di questo tuo pezzo, dove dici che il rap è il tuo lavoro, il sergente Pascal cosa si aspetta dalla propria musica e quali sono i suoi prossimi progetti? Allora, dalla mia musica si spera, insomma mi aspetto e mi spero di suonare questo disco ancora per un po' e possibilmente presentarlo insomma in città d'Italia. Vabbè, è un po' difficile, sto andando a organizzare serate, ma ci impegneremo insomma per chiudere almeno le città principali. Appunto sì, suonare. Ho voluto fare insomma questo è il quarto disco, poi magari live ne faccio solamente gli ultimi due, però l'obiettivo è sempre quello di suonarlo live. Questo disco è studiato abbastanza in visione di proporre i pezzi live e quindi l'obiettivo principale è quello di suonarlo in giro per l'Italia il più possibile, ovunque, in Francia, Svizzera, Germania, comunque. E spero insomma sia possibile con l'avanzare del tempo, facendo uscire sempre materiale, comunque siamo usciti col disco, sono usciti dei video, ne usciranno altri estratti dal disco e già sto lavorando comunque a cose nuove, a progetti nuovi, non mi ci voglio troppo sbilanciare perché ancora non hanno una forma, ancora ne devo parlare di più a tempo, vedremo insomma, però già ho testi, sto accumulando beat, idee insomma per progetti anche diversi. Vedremo insomma quali riuscire a realizzare, le tempistiche, per adesso l'obiettivo è di non fare questo. Per l'ultima cosa ti chiediamo se hai qualche consiglio per tutti gli artisti emergenti che ci sono là fuori. Assolutamente di fare con la propria testa, di non prendere per legge quello che senti in giro, perché c'è un botto di gente che ti racconta un sacco di cazzate, che magari si professa king di qualcosa che in verità non rappresenta, che comunque non sempre insomma quello che ti dicono è verità. E sicuramente un altro consiglio che posso dare è quello di studiare con gli occhi, con le orecchie, insomma quello che propone oggi la musica, ma che ha proposto anche anni fa, anche il rap, insomma, penso che sia fondamentale quantomeno conoscere determinate cose prima di prendere il microfono. So che adesso è semplicissimo, dai, anche col microfono del computer, cioè il programmino, orecchi, però non è così, secondo me, che uno dovrebbe approcciare la cosa, dovrebbe prima conoscere, farsi un'idea approfondita un minimo e supportare gli artisti live, insomma, perché almeno per quanto mi riguarda io tanta ispirazione appunto l'ho presa ascoltando e andando a vedere live e questo mi ha permesso appunto di col tempo magari prima riparo un sacco a citazioni. Col tempo appunto poi testo dopo testo, strofa dopo strofa riesci insomma ad avere una tua crescita, una tua credibilità fissa, quindi allenamento, scrittura stecca, io ho scritto tantissimo,
tantissime strofe, forse se ne sono usciti, ho fatto 4 dischi, magari saranno uscite 60 strofe per progetti altrui e altre 40 non sono mai uscite, alcune magari le ho anche leccate, quindi non lo so, per me, io che ho proprio abitudine a scrivere, è proprio l'allenamento costante che ti fa sempre migliorare e avanzare insomma nel tuo percorso. Quindi quello fondamentalmente, quello, non arrendersi a critiche sterili o comunque a quello che ti dicono, ma di seguire insomma il tuo percorso, la tua strada. Poi io, cioè nel senso, se vedi che proprio non fa per te, magari te ne accorgi, cioè, nel senso, una certa lo capisci, e forse è inutile farci il callo, magari ce lo fai, poi smetti e lasci fare a chi sa fare. Cade tutto, raga.